Benvenuti in questo nuovo Vlogmas. Non so che numero siamo, 5, 6, 7, non lo so, ho perso il Allora, conto. Ieri non avete visto nessun Vlogmas perché dopo Henry che è stato male, che ha avuto una febbriciattola leggera, adesso tocca a Mirko. Ha avuto la febbre alta, ha avuto quasi 40, quindi ieri mi sono dedicata completamente a lui, non ho fatto niente a casa, cioè proprio niente di niente. Abbiamo passato due nottate in bianco, perché lui comunque con la febbre alta non riusciva a dormire, comunque anche stando tutto il giorno a letto, cioè tutta una conseguenza di cose, tutto portato dalla febbre. Ha solamente la febbre, per fortuna, leggermente leggermente la tosse, ma non la stessa brutta tosse che ha avuto anche Andrea. Comunque, oggi invece ho deciso di registrare qualcosa. Sono passata in farmacia perché avevo finito la tachipirina, quindi sono andata a prendere l'altra tachipirina e poi sono passata dalla Coop a comprare due schifezzuole che mi sono state richieste dai bambini, perché ovviamente stando in casa hanno voglia magari qualche sfizio, qualche cosa di particolare. Ora vi faccio vedere cosa ho preso. Allora, per pranzo ho pensato di prenderli questa pizza già fatta, adesso la metteremo in forno perché è già quasi l'una, ma mi hanno chiesto per merenda queste qua, che le hanno viste tantissime volte al supermercato, ma non gliele avevo mai prese, anche perché avevo sentito che erano alla fine brioche normali, non avevano niente di particolare, quindi comunque oggi li ho voluti accontentare, li ho voluti prendere. Ora vi faccio vedere come sono all'interno, ma tanto sicuramente già le conoscerete. Allora, così sono le vere brioche Kinder. Andrea intanto si soffia il naso, ma sono zebrate, sì, ma come gusto i bambini l'hanno provata, in realtà ne ho assaggiato un morsetto anch'io, non hanno niente di speciale. E poi, siccome ho intenzione di fare un dolcino oggi, vediamo che cosa. Ho comprato della farina, questa qui, semplice, 00, dell'amido di mais e della fecola. Queste cose mi mancavano. Poi lievito, altre cose ce l'ho a casa, ma questo qui mi serviva proprio perché non ne avevo più in dispensa. Poi ho preso dello shampoo, però questo qua l'ho preso in quel negozio che c'è all'interno della Coop, delle scatolette per Kira e del dentifricio. E buon basta, questo è quello che ho preso oggi. Ora accendo il forno, metto a fare la pizza e poi faremo dopo qualcosa. aver pranzato, dato un po' una sistemata a casa, attaccato un paio di lavatrici, ne ho ancora un sacco sotto da fare, però vabbè, nella giornata le finiremo di fare. Si è fatta ora di merenda e Andri ha fatto la richiesta della cioccolata calda. E siccome non ho bustine di cioccolata già fatta, la faremo noi a casa con questi ingredienti: amido di mais, cioccolato tipo Nesquik e latte. Vado a prendere un pentolino e vi faccio vedere come farla. Allora, prima cosa mettiamo un cucchiaino di amido di mais e poi due cucchiaini di, chiamiamolo Nesquik. Facciamo anche tre. Mescoliamo e aggiungiamo piano piano il latte. Latte ne ho messo 125 ml. Ora accendo il fuoco e lasciamo che si crei la magia. Ed ecco qua la consistenza della nostra cioccolata. Se vi piace più densa, potete lasciarla ancora un attimo, o se vi piace più liquida, comunque spegnete prima il fuoco. Ed ecco qua, adesso noi ce l'andiamo a magnare. È passato un altro po' di tempo dalla cioccolata, ho sentito mio marito, l'ho mandato a fare un po' di spesa e ora vediamo che cosa ha comprato. Allora, l'ho mandato da Risparmio Casa perché mi serviva assolutamente la garza per il suo dito, quello che si era fatto male, perché continuiamo ancora a fasciarlo. E mi trovo benissimo con questa qua di Risparmio Casa che costa 1,60 euro. È super adesiva, è color carne e quindi non dà quell'impatto di dito fasciato. Diciamo così, in farmacia costava 6 euro. Sicuramente migliore, sarà sterilizzata, tutto quello che vogliamo, però per l'uso che dobbiamo farne noi va benissimo questo. Quindi, ha preso due di queste qui. Poi, ecco qua, il sale per la lavastoviglie, ammorbidente. E poi il detersivo che io utilizzo per la lavatrice. Questo qua del Valido costa 2 euro, 1,88 euro, e mi trovo veramente benissimo. Fa profumare la roba, fa il suo lavoro, quindi lava bene. Rispetto magari ad altri detersivi che costano di più, sì, è vero, avranno anche un'altra profumazione, però a me questa qua non dispiace. Poi, spesa Lidl.
faccio vedere un po' velocemente. Gli ho mandato una lista, vediamo che cosa ne ha tirato fuori. Abbiamo qua dei mirtilli, banane, burro, barrette Nesquik, del pane affettato, provolone piccante, mortadella fette. In realtà dovrei passare in gastronomia a prendere l'affettato fresco, ma siccome non riesco ad uscire o ad allontanarmi più di tanto, accontentiamoci di quello che troviamo al Lidl. Poi burro questo qui spalmabile, scontato del 50%, perché al mattino cerchiamo così ogni tanto di fare una colazione un po' diversa, quindi fette biscottate con burro e marmellata, e questo qua secondo me è l'ideale. Poi cioccolato fondente, ne avevo chiesto anche al latte, vabbè, lo troverò, se l'ha preso. Poi panini al latte, pan carré, questo da sandwich, che quando manca il pane va benissimo. Qua ci sono dei mandarini, mocio nuovo, poi patatine fritte, queste qua diverse, zucca a cubetti, piadine, succo di frutta all'ace, cetriolini, questi qua sono buonissimi, sono speziati, ci sono sia questi di questa grandezza che sono più o meno così, 5-6 centimetri, ci sono quelli più grossi, a me non piacciono tanto, poi ci sono quelli più piccolini che però non sono speziati, sono proprio solo sott'aceto, invece questi qua sono speziati, sono buonissimi. Poi bastoncini per Kira, che li sente sempre. Cavolfiore, questo qua congelato. Poi vediamo un po'. Schifezze, quindi abbiamo delle patatine in tubo, simile Pringles. Queste tortillas al formaggio, che sia, sono veramente molto buone. Poi zucchero a velo, melanzane sott'olio, queste patatine che piacciono a me, poi non poteva mancare da bere, e quindi qua cosa c'è? Cabernet Sauvignon, due bottiglie di vino rosso, poi c'è della birra, poi qui abbiamo delle arance che ci servono da spremere assolutamente, e poi prendo le altre buste. Poi qua ci sono dei kiwi, olive nere normali senza nocciolo, simili sofficini al pomodoro mozzarella, prosciutto cotto da toast, altri bastoncini per Kira, e ritorna, adesso ti dico Kira, aspetta. Olive taggiasche, mozzarella, questa qua che è buonissima, rum e lime, è veramente buona, c'è sia questa che quell'arancione, io preferisco questa, quell'arancione non mi piace tanto, sa più di aranciata alcolica, invece questo qua ha un buon gusto, provatela. Poi qua c'è un'altra mozzarella, prendo l'altra busta. Uova, queste qui allevate a terra, ecco qua il cioccolato bianco, cioccolato bianco, bastoncini di cioccolato, qua ci sono gli altri simili sofficini ai funghi, poi gli hamburger che io ho visto lo scontrino sono aumentati di 1,20 euro, però hamburger, formaggio feta,
E poi qua c'è del pan carré normalissimo per fare i toast appunto con il prosciutto. Comunque, questa è la spesa che ha fatto. Adesso me la vado a sistemare, penserò qualcosa per cena. Io vi saluto, vi do appuntamento al prossimo Vlogmas e vi lascio uno dei vostri alberi. Mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, mandatemelo su questa email qui oppure su Instagram, dove vi invito a seguirmi. E per il momento vi saluto. Ciao!